E adesso è un onore collegarsi con il nostro prete blogger preferito nel web, Don Giovanni, benvenuto. A Buongiorno a tutti. te, ripeto, benvenuto doppiamente. Grazie Don Giovanni Grazie. per aver accettato il nostro invito. Bene, sono felice. Sono felice perché con voi ormai c'è un rapporto che va avanti da diverso tempo e quindi è sempre un piacere vedervi, sentirvi e sentire anche te, Anna Maria. Grazie Don Giovanni, è stata per noi una sorpresa scoprirti nel web. Ah, ci sono stati dei momenti in cui ci siamo persi, ma il tempo è quello che è. Questo virus sta cambiando un po' tutte le nostre abitudini e anche il nostro Certo. palinsesto, però è bello ritrovarsi e questa è l'occasione giusta. Dicevamo, il nostro prete blogger preferito, perché ormai chi ci segue lo sa, tu hai un blog che si chiama Comunicare il sorriso di Dio. E io parto subito da questa domanda. Com'è possibile comunicare il sorriso di Dio in questo periodo, in questo tempo di Covid cosiddetto? E credo che in questo periodo ne abbiamo bisogno ancora di Ancora più, di più. perché insomma questo isolamento fisico, mi piace questa definizione. Leggevo l'altro giorno su Facebook un prete di Genova che diceva: non chiamiamolo isolamento sociale, è brutto, perché socialmente non è vero che dobbiamo sentirci isolati, ci sentiamo isolati fisicamente. Ma socialmente dobbiamo cercare di essere invece uniti, uniti, anche se lontani, era una degli hashtag di questi giorni, uno dei motti, no? E quindi, secondo me, comunicare il sorriso di Dio in questi tempi significa proprio cercare di farsi vicini agli altri, soprattutto nei confronti di coloro che sentono di più la solitudine in questi momenti. Io in questi giorni pensavo che noi stiamo vivendo la quarantena, ma ci sono ammalati, ci sono anziani, ci sono persone diversamente abili, che questa quarantena la vivono da mesi se non da anni e questa solitudine la sentono ancora di più perché magari non possono avere i volontari che vengono a trovarli, i parenti, gli amici, e quindi farci sentire anche soltanto con una telefonata o con una videochiamata. Ormai siamo tutti diventati esperti, no? In questi giorni anche di queste cose. Può essere qualcosa che riesce a comunicare la nostra vicinanza agli altri. Ecco, in effetti abbiamo imparato tutti a usare questi nuovi mezzi, anche chi prima non era affatto a conoscenza di questa possibilità. Per te invece, che sei stato, diciamo, un promotore, cosa è cambiato? Se è cambiato qualcosa rispetto a prima? È cambiato nel senso che anche pastoralmente, insomma, le riunioni si fanno soltanto su Zoom, su WhatsApp o su questi mezzi. E certo, la percezione è che è un po' tutta un'altra cosa, eh? Non possiamo illuderci che queste cose sostituiscano la presenza, la vicinanza, il tocco, l'abbraccio. E quindi sono cose che continuano a mancarci. Sicuramente, però, la riflessione è un po' questa, no? A volte, veramente questi mezzi, anche in tempi normali, possono ridurre le distanze, per cui a volte, non lo so, mi è capitato con certi gruppi ecclesiali di doverci sentire, anche per delle cose abbastanza veloci. E una volta io telefonavo a una persona, poi quella ne parlava con un altro, eccetera. Adesso invece in un attimo ci troviamo in quattro o in otto su WhatsApp, è proprio una novità di questi giorni. E quindi ci sentiamo in un attimo, senza per questo voler sostituire la presenza fisica in riunione, il contatto con questi mezzi. Ecco, insomma, c'è stata questa possibilità di allargare un po' anche i contatti, di allargarli e di avvicinarsi un po' di più, stranamente. Quindi, insomma, questo c'è di positivo, ma di positivo tu hai trovato anche tanto altro in questo tempo di Covid. E lo dici in uno dei tuoi tanti video pubblicati, che continui a pubblicare su Comunicare il sorriso di Dio. Quali Certo. sono gli aspetti positivi, Don Giovanni? Anna Maria, innanzitutto parlare di aspetti positivi di questi tempi è molto difficile, nel senso che può risultare anche offensivo, poco delicato nei confronti di chi invece veramente sta vivendo dei momenti difficili, tragici, di difficoltà, di malattia, e quindi è sempre molto, molto, bisogna sempre farlo molto cautamente, diciamo, di parlare di aspetti positivi. Fatto sta che sentiamo un po' tutti, no? Un risveglio, ad esempio, del desiderio di relazione, del desiderio di contatto con gli altri.
anche se alla fine credo che non sia qualcosa di automatico. Sentivo un video di Stefano Massini che diceva, è un attore abbastanza famoso, che diceva che sì, potrà esserci questo avvicinamento, ma invece potremmo anche renderci conto che possiamo fare a meno degli altri, perché abbiamo tutto in casa. E quindi la positività sta in noi, cioè siamo noi che dobbiamo scegliere, dobbiamo prendere una decisione, no? Del dire, ma la nostra vita, la mia vita, ha senso quando sono da solo, quando ho la spesa a casa, l'intrattenimento a casa, l'informazione a casa, oppure il vero senso della mia vita sta nel condividere tutte queste cose con gli altri e nel rendermi vicino agli altri. Quindi l'aspetto positivo sicuramente può esserci in questa idea, in questa riflessione che nasce dentro di noi dal chiederci, ma che cosa mi sta insegnando tutto questo? E poi aspetti positivi anche più semplici, no? Più banali. Tutti noi abbiamo avuto più tempo per leggere, per pregare, per sistemare la casa. A volte sento qualche casalinga che dice, sono riuscita finalmente dopo anni a sistemare quei cassetti, quell'armadio, quella libreria. Insomma, penso che sia importante per vivere positivamente questo senso, dare un senso al nostro a questo tempo in più che abbiamo, senza lasciarci risucchiare dalle notizie, naturalmente esclusa la vostra TV e tutte le cose positive che dà, no? Ma quando invece quella televisione locale piuttosto che nazionale non fa altro che dirti dati, analisi, che ci mettono ansia, no? Che fanno crescere noi la paura e non la responsabilità. E allora questo credo che sia importante, darci un tempo, cogliere il positivo del tempo in più che abbiamo e di riempirlo però con cose che dicono vita, non che dicono paura, ma che dicono una pienezza di vita, una pienezza di crescita anche interiore, spirituale, a cui possiamo dedicare più tempo in questi giorni. È vero, questo lo confermiamo anche noi che sentiamo un po' di voci anche da questa parte, ecco. Si ha anche questo timore, il timore di ritornare in strada delle relazioni che vanno ripristinate più fisicamente. Quindi questa è una difficoltà, ma si può superare e cogliere il bello anche di questo periodo. Io sono una di quelle che ha approfittato per mettere ordine in casa, ecco, tra le casalinghe riscontro questo di positivo. Don Giovanni, tu sei uno dei tanti sacerdoti che poi ha cominciato a celebrare messa anche online e lo fai personalmente anche invitando chi ti segue a fare delle richieste. Ci facciamo un po' i fatti degli altri. Quali sono le richieste che ti arrivano? Quelle un po' più anche strane, se vogliamo, sì, o comunque più comuni. Sì, io perché spesso la gente ha bisogno, no? Sente il bisogno di avervi vicini come sacerdoti. Certo, quali certo sono le richieste che fanno, che arrivano? Sì, io spesso appunto prima, un quarto d'ora prima della messa, sì, magari scrivo sul mio profilo Facebook, mancano 15 minuti, qualcuno vuole condividere qualche preghiera. E le preghiere, la più gettonata sicuramente è quella che prega per gli ammalati, per gli operatori sanitari, per tutti i nostri anziani, per tutte le persone che hanno più bisogno. Poi l'altra preghiera è quella proprio di cercare di vivere bene questo tempo, come dicevo. Un'altra preghiera molto ricorrente è anche il pensiero a coloro che di questi giorni stanno vivendo grosse difficoltà lavorative, oltre che relazionali. Mm. E anche questa attenzione è molto importante. E la Chiesa si sta muovendo molto da questo punto di vista tramite la rete di centri di ascolto vicariali, di Caritas vicariali e parrocchiali, che veramente stanno riscontrando una grandissima emergenza e chissà per quanto tempo l'onda lunga ancora di questa emergenza, di questo bisogno, andrà avanti. E quindi credo che come Chiesa sia importante proprio cogliere anche in queste semplici preghiere proprio questa emergenza, questo bisogno delle persone, cercare di star vicino, non solo spiritualmente ma anche materialmente. E cos'è la bellezza, insomma, anche di questo periodo? Ecco, questo è uno degli aspetti positivi, la Chiesa che si sente ancora più vicina. Don Giovanni, in quasi tutti i tuoi video, che noi abbiamo avuto la gioia, la possibilità di mostrare anche ai nostri telespettatori, c'è da parte tua la richiesta di mettere nero su bianco il pensiero a cui quel video è dedicato, insomma. Chiedi di mettere 10 punti scritti perché si ha maggior consapevolezza.
Certo. Questa è una chicca, diciamo, perché aiuta molto poi la gente penso che te ne dia anche riscontro, ti dia risposte che valgono, che hanno senso e che arrivano dei risultati. Tu come la vedi questo colpo di genio? Riguardo alla scrittura, se alla ho capito scrittura, bene, sì, dei mettere pensieri, nero su bianco, sì, questo aiuta molto. Sì, perché molto. I nostri pensieri vanno in continuazione, no? Noi, nella nostra testa, gira sempre questo criceto, piuttosto che questo neurone che non ci lascia pace, in continuazione pensiamo, rimuginiamo, e finché li lasciamo vagare così nella nostra testa, ci danno a volte ansia questi pensieri, perché veramente non riusciamo quasi a capire da dove vengono e dove vanno. Invece il fatto di fermarsi un attimo, mettere nero su bianco quello che pensiamo, ci guarisce proprio da questo rimuginio interiore continuo, che però non arriva mai a un dunque. Nel momento in cui invece noi fissiamo nero su bianco, ad esempio la nostra preoccupazione, non lo so, siamo preoccupati per quella cosa e ci pensiamo e ci ripensiamo. Quante volte, Anna Maria, penso ci siamo lasciati trascinare, no, da pensieri preoccupati di questo tipo, ma nel momento in cui noi li mettiamo nero su bianco e magari aggiungiamo anche che cosa possiamo fare noi, no? In che modo la nostra responsabilità può attivarsi di fronte a quel pensiero negativo, perché il brutto del pensiero negativo è che rimane lì come un rumore di fondo che ci toglie energia. Se invece lo mettiamo nero su bianco, intanto lo capiamo in modo un po' più oggettivo, e poi magari aggiungiamo anche come possiamo accoglierlo, come possiamo in qualche modo prendercene cura, attraversarlo e superarlo, e allora il fatto di metterlo nero su bianco, veramente la scrittura è veramente un grandissimo aiuto. Del resto, da sempre c'è l'abitudine del diario, no? Che avevamo magari un po' più quando eravamo adolescenti, e sì. Questi pensieri veramente erano anche pensieri molto universali, molto filosofici, no? Però la potenza della scrittura veramente dobbiamo riscoprirla in qualunque momento della nostra vita. Ecco, questo ci teniamo a sottolinearlo. Noi, oltre ad invitare ad andare sul tuo blog, Don Giovanni, Sul Comunicare il canale Sorriso, YouTube, sì, Comunicare sul il Sorriso canale di YouTube, Dio. perché sono video e questo è ancora più bello, arrivano. Vogliamo ringraziarti perché riesci veramente a veicolare tanta forza e tanta fiducia, soprattutto in questo momento, che non, Grazie. sicuramente non ti aspettavi, ecco, però ti diamo conferma se questo Grazie, ti Anna può far Maria. piacere. E come no? Allora, un saluto a chi ti segue, perché sono tanti gli amici che hai reali, che ti seguono anche su Padre Pio TV, e un saluto a tutti gli amici virtuali che comunque ti hanno conosciuto e insomma, ti seguono con gioia. Grazie Anna Maria, grazie di tutto. Grazie a te. Noi ci ritroviamo presto, spero, magari se non Speriamo, con dai. dei video, anche in diretta, anche per la prossima stagione, perché questa ormai sta per terminare. Quindi ci ha fatto enormemente piacere averti qui con noi. Grazie Anna Maria, a presto. A presto.